Domenica 25 luglio sulla pista amica di Fabrizio Clausi, in occasione dell'ottava prova del regionale karting, ha fatto un gran caldo, ancora più fastidioso per l'elevata umidità presente nell'aria. Per fortuna sulla pista di Fabrizio, oltre agli ultrasecolari ulivi della piana di Ronce, su cui insiste la pista stessa, che sanno offrire impenetrabili ombre riparatrici dal sole, c'è anche un fornitissimo bar e pertanto il disagio in qualche modo ha potuto essere mitigato. Sia la canicola di domenica è stata tanta, d'interno e esterna che fosse stata, ognuno l'ha combattuta a suo modo. Per esempio il commissario nazionale regino Pietro Romeo ha girovagato nel paddock ed in pista in assetto al deserto africano. Agostino Pirrone invece, pilota karting della 125cc, si è difeso come ha potuto, questa volta innaffiandosi con l'acqua non molto fredda di un rubinetto. I contenuti sportivi della giornata, occorre dirlo, non sono stati molti. Anzi, prendendo atto che ancora una volta in pista si sono schierati in 39 concorrenti, suddivisi nelle 7 classi, possiamo dire che il karting regionale, a parte il valore agonistico dei singoli piloti che non è mai stato in discussione, è in un momento di profonda riflessione. Usiamo questo termine per non dire crisi. Una crisi, peraltro, abbiamo saputo, che sembra rappresentare quella incombente fin dentro i vertici federali nazionali di cui, a breve, si dovrebbero vedere alcuni clamorosi effetti. Ma è di corsa che ci piace trattare al Sudigi. Ciao Ciccio! Dopo le prove libere di qualificazione della mattinata si sono svolte le due prefinali delle classi 50 e 60, in cui vi sono state le affermazioni rispettive di Antonio Fuoco nella 50 e di Antonio Brigandini nella 60. Dopo la sosta pranzo si sono disputate le finali, questi i risultati. Nella classe 50 Antonio Fuoco, partito dalla pole, non ha mai mollato la sua leadership e con grande autorità si è involato prima fino al traguardo, vanamente inseguito da lontano nell'ordine dai vari Barbaro, Cordaro, Aulicino, Calabretta, Panciotto, Capaldo. Il piccolo Fuoco, avendo fatto il giro più veloce in prova, poi vinto la prefinale e la finale, entro cui ha peraltro fatto anche il giro più veloce, alla fine della giornata ha vinto l'assoluto di questa ottava prova del regionale, davanti a Batman della 125 Senior e Antonio Loppeno della 100 Junior. Agonisticamente grandiosa la gara della 60, con al via 10 ragazzini tutti bravi, tra cui due femminucce, Valentina Scala e Maria Piria. Nella finale, dopo una prefinale vinta da Brigandini davanti a Antonio Procopio, Valentina Scala e Gabriele Fuoco, lo spettacolo si è elevato di tono, offrendo agli spettatori numeri di alta scuola considerata l'età dei concorrenti. Dopo la partenza, subito delineati i duelli, con Procopio e Brigandini in testa e con alle loro spalle Valentina Scala assai grintosa, davanti un nutrito gruppo di inseguitori, tra i quali Fuoco, il più aggressivo, davanti Tenuta, Ligato, Occhipino, Piria. A chiudere il gruppo Schipani e Comità. In testa Procopio e Brigandini si danno battaglia senza espulsioni di colpo. Tutto ciò mentre Valentina Scala controlla con sicurezza il suo terzo posto dopo aver resistito all'attacco di Fuoco che, per superarla con una staccata al limite, è uscito in una curva. Ma è in testa che si vedono certi numeri. Dopo una serie di giri in cui ci sono stati reciproci sorpassi, al penultimo giro, nel veloce curvone dopo il traguardo, Procopio in testa e Brigandini in scia. Alla staccata, che Procopio ritarda il più possibile con un pilota consumato da mille battaglie, lascia la porta aperta a Brigandini, che esce dalla scia ed entra in curva per primo, però troppo veloce. Inevitabile per Brigandini l'escursione sul cordolo, mentre Procopio recupera la testa, che non perderà più fino al traguardo. Davvero una grande e bella gara, che ci ha davvero fatto piacere di vedere.
Comunque, Procopi e Brigandì, non nuovi a questa impresa, entrambi due pilotini calabresi da tenere d'occhio nelle classi superiori. Pochissimi sussulti agonistici invece durante la gara della classe 100 per Antonio Prieno, ancora una volta primo, davanti Tiago Raffaele, Gianmarco Sicilia e Federico Costanzo con la Junior. Quindi Marco Calabrese, unico 100 ICA al via. Quasi senza sorpassi la 125 CC, che vedeva schierata al via anche Batman e Giuseppe Collina con la 125 Senior. Alex Cardamone, poleman delle prove davanti Squillace, Ruffolo, Pirrone e Pulitano, conduceva dal primo all'ultimo giro davanti Squillace, che seppur quasi sempre attaccata alle ruote dell'avversario, non ci è mai sembrato davvero pronto o convinto a sferrare un attacco risolutore. Guardo Alex chiudeva con circa un secondo e mezzo di distacco. Nella senior invece nessuna difficoltà con Claudio Batman, giunto terzo assoluto in gara dietro Cardamone Squillace, per regolare il suo unico avversario di classe Collina. La solita rocciosa banda della classe club, che ha offerto la lotta ai 10 concorrenti. Come al solito, fin dal via, in testa si insediava Giovanni Silvano, mantenendo poi la posizione fino alla fine. Dietro le sue spalle, per quasi tutta la gara, c'è stato Luigi Monaco di Cirò, poi sul podio sono giunti Giovanni Iusi, secondo, e Carmelo Caruso, giunto terzo. Cerimonia della premiazione sotto la simpatica supervisione di Salvatore Zitti, presidente dell'Automobile Club di Crotone, ha concluso la giornata.